Allora, motore da lavatrice vecchio tipo. Allora, con questo motore qua si potrebbe fare una levigatrice. Allora, innanzitutto vediamo un po'. Allora, innanzitutto come collegarlo. Allora, dietro su questi motori c'è questo belindi spinotto. Oh, ok. Allora, noi facciamo. La 220 va fra qui e qui, per avere, questa è la velocità più alta. Allora, la 220 è fra qui e qui, ok? Bene. Il condensatore di spunto va collegato fra il centrale e collegandolo qua, fra qua e qua, girerà a destra. Se lo colleghiamo fra qua e qua, girerà a sinistra. Bene. Allora, ricapitoliamo. Per collegare questo motore si collegano la 220, quella di rete di casa, quella di strada per capirci, fra i due faston esterni, cioè fra questo e questo, mentre il condensatore di spunto andrà collegato fra il centrale e uno dei due. Ok, questo è il collegamento. Ora devo trovare il sistema per creare un piatto davanti, tipo un affare del genere, no? Un piatto un po' più grosso, però che vada a innestarsi sull'albero e poi dopo abbia un piano d'appoggio qua. Quindi come possiamo combinare? Bene, abbiamo un tubo, però il diametro è diverso come al solito. E come ci arrangiamo? Facendo la differenza che c'è fra il diametro di questo dell'albero e il diametro interno del tubo, vediamo la differenza e ci metteremo uno spessore. Allora, lo spessore l'abbiamo trovato, è uno spessore, vabbè, in alluminio, con questo spessore qua con questo spessore qua ho creato una specie di tubo, l'ho piegato e praticamente, allora, ho fatto il tubo, vediamo se si vede bene, si vede? Ecco, ho creato questo tubo e l'ho innestato all'interno del tubo stesso, in maniera tale che da portare il diametro interno uguale al diametro dell'albero. Allora, adesso per creare il piatto mi sono procurato una rondella più o meno con lo stesso diametro del tubo e adesso andrò a saldarla più o meno in squadra. Visto che tanti mi hanno criticato che lavoro un po', mi sono comprato un paio di guanti, porca miseria, speso la bellezza di 2 euro, cavolo, così perlomeno abbiamo un po', vediamo se riesco a lavorare, perché io non ci sono abituato a lavorare con i guanti. Va bene, ora andiamo a vedere
di dare un puntino a questa cosa qua. Ecco qua, praticamente brasato, fatto delle saldature veramente orrende. Bisogna che qualche giorno mi metto lì e imparo a usare questa saldatrice che non ci sono mai messo dietro. Va bene, più o meno. Ora dobbiamo trovare il sistema. Brucia? No. Allora, dobbiamo trovare il sistema per fissare questo sull'albero. Penso che farò un foro magari con un dado brasato e un bullone che lo va a fissare. Vediamo un po'. Giù in maniera con che va che questo e ora ci saldiamo il dado. Eccoli, più o meno, eh? Più o meno ha fatto un po' una brasatura. Vabbè, non sono un artista, via a brasare, abbiamo capito. Poi andremo a inserirlo qua e col dado stringeremo. Ok, vabbè.